eccoci qua per questo nuovo video. Oggi ragazzi si va verso l'isola d'Elba. Ora mi trovo in provincia di Cremona, in quel di Rivolta d'Adda, e sto andando giù un po' a stradelle fino a Lodi, così almeno mi risparmio un po' di autostrada, almeno fino a Lodi. Più che altro la Prebemi, che costa una fucilata, e niente, e oggi destinazione Isola d'Elba. Adesso vediamo poi dove ci si trova, magari o direttamente a Piombino o poco prima. Ci vediamo per andare a prendere il traghetto, perché il traghetto parte da Piombino, dal porto di Piombino. 4 ore di viaggio in teoria. Qua mi segna arrivo 13:30, quindi al momento ho 2 ore e mezzo di anticipo, quindi anzi 2 ore, perché doveva essere lì 2 ore prima, cioè mezz'ora prima. E niente ragazzi, da questa steppa padana con davanti la croce rossa, ragazzi, anzi croce bianca, quindi dalla steppa padana per il momento è tutto. Ci vediamo più tardi, quando ci saranno aggiornamenti, quindi a dopo. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati, cioè sono quasi arrivato al porto di Piombino. Mancheranno 10 km, poco più poco meno. Porto di Piombino, dove appunto andrò a prendere il traghetto per l'Isola d'Elba. Sono gasato. Piombino si può partire anche per la Sardegna. E niente, ci vediamo fra poco al porto, dai. Dovremmo essere quasi arrivati, ragazzi, almeno penso. Non so cosa, sembra un'acciaieria qua in parte. Porto. Un po' casotto arrivare al porto del Piombino, eh. Ragazzi, fra un po' ci si imbarca. Ok, si sale. Eccoci ragazzi, sul traghetto siamo quasi arrivati all'Isola d'Elba. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Guardate qua che spettacolo. Adesso giro la camera e via. Guardate. Spettacolo. Guardate qua che bello. Barchette dei pescatori. Guardate che spettacolo. Bellissimo. Arrivati a Porto Ferraio. Wow, spettacolo, Cech. Guardate lì, tutto il castello. Ok ragazzi, quindi adesso non si vede niente perché c'ho solo il contro. Comunque, ecco qua l'Isola d'Elba, non so se vedete qualcosa. Qua devo svoltare. Belle le strade incagnate. Quindi, Isola d'Elba. Wow! Vai ragazzi! Quindi, Isola d'Elba, adesso siamo un po' nell'entroterra, dopo
ho prenotato, diciamo, vicino a una spiaggia. È un residence, non è un albergo, quindi dovrò anche andare a prendere qualcosa da mangiare. Ho visto che lì in zona c'è anche un mini market e dopo si va a fare provviste. Intanto guardate qua che spettacolo, le strade belle incagnatine così. Niente, comunque era bella sta strada, cavolo, peccato. Guardate qua i fichi d'India. Comunque, come vi stavo spiegando, Isola d'Elba, che fa parte dell'arcipelago toscano, come l'isola del Giglio, in cui sono stato un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa. Se non avete visto il video dell'isola del Giglio, andatela a vedere, ve lo linkerò da qualche parte. La qualità del video non è come gli ultimi, però potete capire. Ok, oggi appena arrivo mi sistemo a residence, vado a fare scorte per un paio di giorni, così sono a posto, e poi domani inizio, faccio, tanto sono qua 2 giorni, faccio metà isola un giorno, metà isola l'altro, e poi il giorno dopo si parte per tornare a casa. Tanto qua guardate che bello, che pineta, qua sono i pini marittimi, la Kona, ecco qua che c'è l'indicazione. Va, 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 che spettacolo, wow, bella, bella qua, subito si parte. Ai 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 ai, buche qua, ragazzi. Bella, bellissima sta strada. Partiamo bene qua all'isola d'Elba, ragazzi. Dove vi porta il motociclista? Andate qua, spettacolo. Wow! No, qua! Wow! Andate di lì! Wow! Spettacolo! Spettacolo! Troppo gasato, sono troppo gasato, ragazzi! Qua c'è una cava, una miniera, qualcosa. Comunque l'isola d'Elba è molto ricca di minerali ferrosi, infatti se vi iscrivete al canale, ragazzi, vi andremo a visitare un po' di roba anche legata alle miniere, queste cose qua che ci sono qua. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale subito, subito. Va qua, che spettacolo, spettacolo, wow. Mamma mia, welcome la Kona, la Kona, ragazzi. Qua sono tutti oleandri, oleandris, pini marittimi con gli oleandri, meglio oleandri. La mia pianta, la mia pianta preferita è l'oleandro, bellissimo, wow, wow, ragazzi, che posto. Guardate qua, guardate, tac, cartolina, ragazzi, cartolina, spettacolo. Op. Wow, bellissimo. Siamo alla Kona. Qua c'è il resto, ma crosticceria. Ristorante grill. Residenza turistica Golfo della Lacona. Ok. Per fortuna era proprio qua dietro casa. Adesso ragazzi si va a mangiare un attimo. Vi faccio vedere la stanza. Anche, anzi è un appartamento
vi faccio vedere, un po' vecchiotto, però per quello che ho pagato va più che bene. Ok ragazzi, spesa fatta, e questo qua è il residence, ragazzi. Allora, qua c'è il piccolo salotto con divano letto, cucina e frigo e freezer. C'è un bagno, ok, primo bagno. Poi di qua c'è un piccolo ingresso con androne. E qua troviamo secondo bagno, stanza da letto con due letti. Non so perché mi ha dato sta stanza così grande, che avevo prenotato il monolocale, però visto che non mi hanno fatto pagare di più, bene così. Comunque adesso mangio qualcosina e poi vado a fare un giretto a piedi qua in zona, che dovrebbe esserci almeno un bel tramonto stasera. Sono arrivato un po' tardi, il sunset lover l'ho perso, però guardate che spettacolo. Vabbè, vai, domani mi sa che sarà più bello, verrò un po' prima. Ragazzi, a domani mattina, a dopo.